Buonasera a tutti quanti, ringrazio innanzitutto Abdullahi Annaim per essere qui con noi, ringrazio ringrazio le colleghe e i colleghi che sono connessi qui stasera, ringrazio le studentesse e gli studenti, ringrazio tutti quelli che sono sintonizzati su YouTube. E ringrazio anche la signora Donatella Neptgen che abbiamo prima salutato. Ora, questo evento è organizzato dall'ambito didattico di filosofia di Trento, di cui sono il coordinatore. Io sono Alessandro Palazzo e Massimo Campanini ha insegnato qui a Trento dal 2011 al 2016 storia, pensiero islamico e storia dei paesi arabi. Ha lasciato una traccia indelebile nella mente degli studenti, di tutti gli studenti, e ha avuto, ha riuscito, chiedo che venga tolto il rumore di fondo, grazie. E non solo, ma anche ha inciso in maniera profonda nella vita intellettuale del nostro corso di studio, dei nostri corsi di studio, del Dipartimento di Lettere di Filosofia e di tutta l'Università di Trento. Ora, in circostanze come queste si rischia facilmente di scadere nella retorica, nelle frasi di convenienza, nei ricordi personali. Non è quello che vogliamo fare oggi, vogliamo invece ricordare, perché tutti noi abbiamo il ricordo personale, i ricordi personali di Massimo, che era un collega, un amico. Quello che vogliamo fare oggi però è ricordare l'intellettuale e lo studioso Massimo Campanini. Per questa ragione abbiamo invitato Abdullahi Annaim, con il quale Massimo Campanini ha condiviso delle linee di ricerca, quindi ha condiviso dei progetti, e che terrà per noi una conferenza dal titolo Sharia, Individual Freedom and Social Justice. Massimo Campanini, come sappiamo tutti, fu non soltanto uomo di scienza, ma fu anche, è stato attivo al di fuori dell'accademia, molto attivo, e quindi noi abbiamo sentito l'esigenza di invitare Nibras Breighesce, perché ci parli anche dell'impegno di Massimo Campanini, della sua collaborazione con la comunità islamica di Trento. E oltre a ciò parleranno di Massimo e della sua attività intellettuale, della sua produzione, anche tre allievi, Pejman Abdol Muhammadi, che insegna oggi qui a Trento, Francesca Forte e Marco Di Donato, che hanno insegnato a Trento, prima di lui. Chiuderanno questa nostra serata gli interventi di due miei colleghi, Irene Zavattero e Michele Nicoletti. Prima di cedere la parola a Marco Gozzi e Andrea Fracasso, consentitemi di preannunciare una cosa. Tra un anno si celebrerà un convegno scientifico in memoria di Massimo Campanini qui a Trento. Lo abbiamo deciso con i colleghi di filosofia e anche altri, e questo ci sembra un altro modo di ricordare Massimo Campanini, siamo sicuri anche un modo che a lui sarebbe stato gradito. Ora cedo la parola a Marco Gozzi, direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia. Sì, grazie Alessandro. Solo due parole. Come hai già ricordato, la scomparsa di Massimo Campanini ha profondamente rattristato tutto il personale del Dipartimento di Lettere e Filosofia e l'intera Università di Trento. Io sono molto grato all'ambito di filosofia, in particolare appunto al suo coordinatore, che è Alessandro, per aver organizzato questo evento in onore di Massimo e saluto e ringrazio vivamente tutti i cinque relatori che si alterneranno in questo incontro, in particolare appunto il professor Abdullahi Annaim dell'Emory University di Atlanta, che è uno studioso di fama internazionale per quanto riguarda gli studi di
islamici. Massimo Campanini, come ha ricordato Alessandro, ha insegnato pensiero islamico e storia dei paesi islamici nel nostro dipartimento dal 2011 al 2016, quindi per un periodo non lunghissimo, ma durante questi anni ha scritto tante cose e ha lasciato anche due importanti monografie uscite nel 2016, il pensiero islamico contemporaneo per il mulino e la filosofia islamica per la scuola, sono due monografie uscite nel 16 che danno seguito al suo insegnamento qui a Trento. Poi ha lasciato l'insegnamento per motivi di salute, ma ha continuato a lavorare alacremente, a produrre anche altri volumi, saggi, articoli importanti, lui scriveva tanto fino all'ultimo. Ricordo solo l'importante monografia uscita l'anno scorso, La politica nell'Islam, una interpretazione. Tutti in dipartimento ricordano l'intelligenza vivacissima di Massimo, la sua capacità di dialogo e di sorriso, che è una cosa abbastanza rara, la sua generosità nell'offrire il suo pensiero, che non era mai allineato agli slogan e alle visioni superficiali o semplificate. Grazie dunque ancora ai colleghi di filosofia in particolare, e un cordiale benvenuto e un ringraziamento speciale a tutti i relatori di oggi che ci aiuteranno a ricordare degnamente il nostro collega e a mostrare quanto siano fecondi il suo pensiero e la sua ricerca. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Marco Gozzi. Adesso cedo la parola ad Andrea Fracasso, direttore della Scuola di Studi Internazionali. Prego. Buonasera a tutte e tutti, grazie. Porto chiaramente il saluto e la partecipazione di tutti i colleghi della scuola. Non voglio ripetere quanto è già stato detto e sicuramente posso partire sottolineando il profilo culturale, scientifico, accademico, unico, se vogliamo, di Massimo Campanini. Quando appunto nel 2016 ha concluso la sua esperienza didattica di Trento, io ricordo che ci siamo confrontati spesso con i colleghi e le colleghe del dipartimento e della scuola, chiedendoci se saremmo riusciti e come avremmo potuto provare a trovare dei colleghi e delle colleghe che ci aiutassero a preservare proprio questa unicità che caratterizzava il suo pensiero. E quando abbiamo aperto una posizione, abbiamo avuto molti candidati e molti sembravano avere dei caratteri di questo tipo e ci siamo detti fortunati. In verità non era fortuna, è che molti dei candidati in un modo o nell'altro avevano lavorato con Massimo Campanini, avevano studiato con lui, avevano condiviso questo percorso culturale di crescita professionale. E non è un caso che questa sera siano anche loro a portare il ricordo e anche a descrivere bene la sua figura. Quindi, oltre ai tanti libri, ai tanti contributi che ha dato alla professione e che sono importanti, che rimarranno nel tempo, c'è anche quest'altra parte di eredità intellettuale che mi piace sottolineare, e cioè in quello che molti studiosi e studiose, molti studenti e studentesse si portano dentro e che lui ha lasciato, e che questo è estremamente importante quanto i libri, vorrei dire. Quindi anch'io mi associo ai ringraziamenti e vorrei congratularmi con il professor Balazzo e con chi ha pensato così rapidamente di realizzare di mettere in piedi un incontro, un'occasione così significativa per rendere omaggio, ma anche per tenere vivo non solo la memoria, ma appunto anche il pensiero di Massimo. Quindi ringrazio tutti i presenti e auguro una buona serata, un buon ascolto a tutti. Grazie al professor Andrea Fracasso, e adesso cedo la parola a Pejman Abdomu Almadi, che, scusate, non ho ancora imparato il nome del carissimo amico Pejman, che è con me e con Michele Nicoletti, organizzatore di questo evento. Prego. Grazie mille Alessandro, sono molto contento che siamo riusciti, grazie al Dipartimento, all'ambito, alla Scuola di Studi Internazionali, insieme comunque a organizzare velocemente appunto
questo evento, perché penso appunto che era anche, diciamo, veramente importante onorare il ricordo e l'importanza di Massimo Campanini, una persona appunto di un certo livello e di spessore intellettuale, di cui io di solito quando partecipo alle conferenze dirò faccio presto, non voglio prendere tempo, questa volta prenderò un po' di tempo, quindi è la prima volta che dico prenderò un po' di tempo, sarò meno anglosassone. Cerco un po' di fare una prima traccia e condividere con voi alcuni aspetti della sua biografia intellettuale. Partendo dal fatto che nella mattinata del 9 ottobre 2020 a Milano il mondo accademico e intellettuale italiano ha perso uno dei suoi più importanti orientalisti e islamologi contemporanei. Il professor Massimo Campanini, nato il 1954 e, come dire, volato via da questo mondo terreno nel 2020, era e resta uno dei più importanti esperti di studi islamici e medio orientali, non solo in Italia, ma a livello mondiale. Durante la sua vita, Campanini ha percorso in modo significativo le tappe del pensiero islamico e degli studi medio orientali, arricchendo la letteratura scientifica italiana. Nel 1977 il professor Campanini si laurea in filosofia con una tesi focalizzata su Giordano Bruno. Quindi già entra con una idea e proprio all'inizio già esprime un po' una sua idea anche forte e attenta verso un po' essere eretico, verso quello che lui considerava il pensiero ortodosso, ma in questo lui non considerava quale colore è e di quale parte. Era un grande critico. E questa è una cosa importante che mi sentirei di condividere prima. Si è diplomato in lingua araba presso l'Ismeo, all'epoca sezione lombarda, nel 1984. Diventa cultore della materia in storia contemporanea nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale di Milano. E quindi a quel punto è professore a contratto a Scienze Politiche dell'Università di Urbino. Queste cose già iniziano a sottolineare una proprio attenzione molto, ma anche una difficoltà nell'inserimento, i primi movimenti Milano, Urbino e così via. Vedremo che continua la vita del professore a essere molto influenzata anche da questi spostamenti alla ricerca di poter portare avanti la sua ricerca e la sua didattica. Possiamo dire che a un certo punto inizia a insegnare storia e istituzioni del mondo musulmano dal 1995 al 2000 e poi diventa professore a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Milano, dove insegnerà cultura araba dal 2001 al 2005. Da quel momento in poi un po' le cose cambiano, nel senso che poi a un certo punto, dal 2005 in poi, io ebbi la fortuna di conoscerlo nel 2003, quando stavo finendo il mio dottorato di ricerca presso l'Università di Genova, e il professor Campanini era già, insomma, una figura consolidata, ma ancora dal punto di vista accademico non gli era stato, almeno dal punto di vista istituzionale, riconosciuto questo. Nel 2005, finalmente, possiamo dire, riesce ad avere questa posizione istituzionale di ricercatore all'Orientale di Napoli, che diventa poi a quel punto un attimo di tranquillità. Però il professore continuerà a fare sempre una dei viaggi lunghi da Milano a Napoli, perché comunque vive a Milano, però a Napoli è un'occasione importante nell'orientalistica per lui di poter continuare i suoi studi. A un certo punto è qui che, insomma, arriva a Trento, diciamo, presa l'abilitazione scientifica nazionale come professore associato nel 2009-2010. Nel 2000, anno accademico 2011-12, Massimo Campanini viene poi chiamato all'Università di Trento, ed è qui che fino al 2016, anno in cui va in pensione ma in modo quasi forzato perché per una questione di salute non riesce più a portare avanti, sebbene ha già avuto l'abilitazione alla fascia prima, quindi al professore ordinario, ma è costretto quasi a non continuare a livello istituzionale e andare in pensione nel 2016. Ma in questi 4 anni dove lui comunque è formalmente in pensione e la malattia comunque lo condiziona molto, probabilmente Massimo inizia a essere ancora più attivo, fa molte cose, scrive, non si arrende, continua a scrivere e partecipa a numerose iniziative culturali, accademiche e didattiche,
fino a che poi purtroppo, come dicevo, nel 9 ottobre 2020 succede quello che tutti speravamo non succedesse. Comunque il contributo di Campanini al pensiero politico islamico contemporaneo non si limita ai suoi numerosi saggi pubblicati. Egli è riuscito a tracciare una nuova scuola di pensiero, come diceva il professor anche Fracasso, all'interno dell'Accademia, formando numerosi allievi, ricercatori e analisti che ancora oggi attingono, anche da angolazioni differenti e con i più vari approcci, alla sua metodologia scientifica seria e rigorosa. Questo è molto importante perché una cosa molto interessante di Massimo era la sua estrema tolleranza e la sua estrema, come dire, attenzione a tutte le angolazioni. Quindi non era il classico. Lui aveva molti ideali, difendeva quelli, faceva un lavoro intellettuale importante, però era anche molto aperto e non prendeva sul serio le cose come, insomma, molti possono prenderlo. Quindi aveva un segno di intelligenza molto, molto importante, questo è da sottolineare. Intanto vorrei dire alcuni dei suoi numerosi lavori, che sono importantissimi, poi mi concentrerò nella parte finale, ma intanto ne nomino alcuni, quelli più celebri, che Islam e politica. Questo è stato un volume molto interessante che Campanini ha scritto, diciamo, 2003, poi ha fatto delle riedizioni, e in realtà da fine anni 90 ha iniziato a lavorare su questo aspetto, ed è uno dei volumi molto complessi, ma molto interessanti, soprattutto nella letteratura italiana, da considerare per chi vuole seguire un po' il suo lavoro. Un altro lavoro importante è Il pensiero islamico contemporaneo, Storia dell'Egitto contemporaneo, L'Islam, religione dell'Occidente, e poi un altro lavoro che è una traduzione in inglese con la Routledge, The Quran, Modern Muslim Interpretations. Ci lascia Campanini con un suo ultimo lavoro, da poco pubblicato, Maometto, l'inviato di Dio, che era un ultimo lavoro che ha fatto, io non sono riuscito ancora a leggerlo del tutto perché è proprio appena uscito, e che è proprio sul lavoro, su Muhammad, sulla biografia di Muhammad, il profeta dell'Islam, e l'islamistica in generale. Vorrei sottolineare che Campanini è allievo, anche se alcuni, poi quando io questo all'inizio l'ho scritto, qualcuno mi ha anche contestato, non dire allievo di, però lui mi ha sempre detto che si sente allievo, e soprattutto dal punto di vista metodologico, del grande orientalista Alessandro Bausani. Anche lui un altro importantissimo orientalista che ha lasciato un effetto molto importante, una traccia importante nell'orientalistica italiana. E Massimo mi disse sempre che lo considerava uno dei biggest, secondo lui, come metodo. E possiamo dire che Campanini però ha una caratteristica che non va sottovalutata in questa giornata che stiamo dedicando a lui e che è molto importante a mio avviso. È riuscito a combinare, secondo me, magistralmente elementi di filosofia occidentale e orientale, perché lui era anche un filosofo politico, di studi religiosi, soprattutto quelli abramitici, e di storia nel suo complesso. È riuscito quindi a combinare questi tre aspetti, dando vita a un inedito modo di interpretare il mondo islamico. Quindi ha utilizzato anche un sistema ibrido, diciamo, con varie metodologie e varie aree di ricerca per poter penetrare il mondo islamico dal punto di vista teorico, e questo lo si vede nei suoi lavori. Non è il classico lavoro sull'Islam che si scrive un manuale e così via. Ci sono molti aspetti anche di filosofia politica, ma di pensiero politico anche, che non è da sottovalutare. Tutto questo senza trascurare l'importanza di comunicare con quello che lui chiamava il pubblico non specialista. Ecco, questo è un altro aspetto che penso chi lo conosce condividerà, che Campanini non era solo un uomo che stava negli archivi o nelle biblioteche, faceva molta ricerca, quindi le sue cose erano molto scientifiche, ma sicuramente aveva un'attenzione molto forte anche a comunicare con i media, comunicare con gli altri, comunicare con le persone, quindi andare a fare incontri culturali, scientifici. E questo è un altro aspetto importante del professor Campanini. Infatti lui lo chiamava il pubblico non specialista, e questo per lui era un merito, poter portare
gli studi anche in quell'ambito e non rimanere solo all'interno del mondo accademico. Chi lo conosce sa, vado verso la conclusione in realtà, che però è importante dire anche alcuni aspetti così magari simpatici ma importanti, che come ogni vero pensatore, egli traeva gli esiti delle sue speculazioni soprattutto nottetempo. Chi lo conosce sa che a un certo punto arrivava un'email alle 4 del mattino o alle 4 e mezza del mattino, dove il professor Campanini gli veniva, insomma, delle situazioni, diciamo, speculazioni teoriche, scriveva, almeno a me scriveva, penso anche a altri, e quindi lui era veramente una mente molto attiva e infatti ha una produzione di libri invidiabile. La parte finale, vorrei soltanto fare una divisione degli ambiti di ricerca importanti che lui all'interno dell'islamistica o l'islamologia, per essere più corretti, se ne è occupato. I primi sono gli studi coranici. Lui era molto attento agli studi coranici, infatti uno dei suoi lavori più celebri è questa traduzione, non solo del Corano, ma soprattutto dei termini del Corano, il rapporto tra Corano e pensiero sociale e politico. Poi la filosofia islamica, sia medievale sia contemporanea. Beh, lui è molto attento, era molto attento, per esempio, a degli importanti e interessanti lavori, che ho preso nota per non sbagliare, su Averroè, il trattato decisivo, e un interessantissimo lavoro su Farabi, Scritti politici, con UTED, Torino 2007, e anche sul pensiero politico contemporaneo, e qui sono molto contento e a pochissimo finisco per dare la parola al nostro illustre ospite, il professor Abdullahi An-Naim, perché il professor Campanini anche si occupava tantissimo del pensiero politico e la filosofia politica contemporanea, quindi importante figure del mondo appunto del Sudan, dell'Egitto, del Marocco, del mondo, possiamo dire, medio orientale in generale e nordafricano. Lui era molto attento e ha uno, diciamo, che almeno in lingua italiana è uno dei pochi che ha scritto in modo chiaro e approfondito sul pensiero politico islamico contemporaneo. Per finire, il quarto ambito di ricerca è la storia contemporanea dei paesi arabi e anche medio orientale in generale. Lui era esperto, infatti ha scritto storia del Medio Oriente, ha insegnato questa materia e quindi aveva anche un'attenzione. Il suo libro Storia dell'Egitto Contemporaneo è un libro molto approfondito e molto importante. Quindi Massimo, in realtà, come vedete, racchiude diverse cose all'interno del mondo islamico, soprattutto in un mondo accademico, almeno in quello italiano, dove si sentiva la necessità. Ci sono molti studiosi sicuramente, ma il suo approccio e la sua metodologia sicuramente è stata unica. Lungi da voler fare retorica, posso dire che però forse la cosa che forse mi preme di più è che era un uomo con ideali e con un'anima gentile, come il direttore Gozzi ha sottolineato. Gentile e comprensiva. Una persona quindi che non soltanto era un maestro di teoria in metodologia, non soltanto era flessibile e intelligentemente flessibile, ma sicuramente aveva degli ideali che in modo molto forte portava avanti. Io qui mi fermo, quindi metto un full stop. Sono stato più lungo del mio normale, non lo faccio mai, ma penso che questa volta era più che dovuto e necessario. E se mi dovete scusare, faccio un switch veloce in lingua inglese, perché devo presentare il nostro ospite di fama internazionale, che sono molto contento che con un'email che gli ho mandato mi ha subito risposto appena sentito il nome di Campanini e si è presentato, quindi siamo veramente contenti. E faccio adesso una cosa in inglese, così lo coinvolgo, perché è stato gentile ascoltarci fino adesso in lingua italiana, e lui inizierà chiaramente a fare la keynote speech di 30 minuti. So, I have the pleasure and honor to introduce Professor Abdullahi Ahmed An-Naim. He's a very important and prominent Islamic scholar who lives in the United States. He's an international recognized scholar of Islam and human rights. And
Of course, he teaches at the moment at Emory University, Atlanta. He is the Charles Howard Chandler Professor of Law and Emory University School of Law Associate Professor in Emory College of Arts and Science, and Senior Fellow of the Center for the Study of Law and Religion of Emory University. Professor An-Naim, of course, has an amazing rate of publication. He is well-known so much that I really don't want to go to details, but I really appreciate and I'm really thankful that with the first email, even though we didn't know each other personally, by just saying that is for the remembrance of Professor Campanini, Professor An-Naim answered very fast, was very generous in this moment, and today he's in the United States and it's Thanksgiving Day, so he was even more nice and to accept that and to be present with us. Professor An-Naim, I really thank you in the name of the Department of Philosophy, School of International Studies, and University of Trento in general, and of course the area of philosophy that organized this. On behalf of all of them, I thank you and I open you the floor. Please, thank you very much, Professor. The voice. Okay. Now it's okay. Now it's okay. Maybe I should have left it off, but I'll try to pay tribute to the occasion and to the celebration and to emphasize that I see so many features and currents of what we are about globally now, that new prospects, exciting possibilities of communication, of understanding, of reaching each other. And I think that believing in human agency to be at the core of all the transformative events and revolutions and reforms that every religious tradition experiences over its lifetime, to see that how the modern technology of Zoom, which of course had to presuppose and build on tremendous efforts and exciting possibilities of communication, of understanding that already existed. So Zoom really may have shifted our global collective events like this. I mean, to have a seminar that is joined by people from several continents and several traditions, and yet none of us left home. Of course, sometimes you would have rather wanted to leave home if it's about going to Italy, but this time I have to wait and be patient and hope inshallah next time. Zoom, yes, by all means, but also possibilities of human interaction that are more immediate. I tend to try to challenge ourselves, myself included, in events like this, because the point is not just simply to experience the benefits of the social and political and economic and other types of goods that come out of our human interaction, to ask the question of what else is there? What is missing in our celebrations? And why is it missing? And on this, excuse me, I have this dry mouth phenomenon for medication I take, so I'll be doing this from time to time. So my point is that we should not take things for granted, and we should realize that with every benefit, there is a challenge or a risk, and with every risk also there are possibilities of transformation and change. Even if you take something, the current pandemic, and you see how global impact it has been, and I'm very sad to see that Italy has experienced probably tremendous and early consequences of this. But now everywhere, people took it lightly. Some people denied the reality of science and the possibilities of understanding, really as if we have regressed from tremendous progression that science and technology and medicine have already enabled us to do. But now
I am glad to see also that many people are coming back. Not to belabor the point, because I'm sure that you understand what I'm getting to, is that we should take the best and the most advantage of the technology and the communication and the possibilities of understanding, but also we should be cautious about our stereotype or stereotypical assumptions about who we and other people are and how and the limitations of the of our interaction. The point also is that this notion of human agency, my remarks, when I come to the substance of this talk or remarks, is really about challenge and counter challenge. It's not just simply that more materially developed societies can challenge others, but that they are also equally challenged. And that the human dimension of our mutual challenge, and I should say human and humane, should always be again questioned and understood in its own framework and context. That we should not just simply be critical of others or arrogant in our dealing with others, but we should understand that we also have a lot to make up for, a lot to advance and improve in the very condition of our humanity. And it is not just something that it is up to us to decide what others can do, because they have also the political will and they have the self-determination to also put their own demands and to come to the table with them. I'll make a brief reference to human rights here, because it's too early even to put some publicity, but I have a book coming out of Cambridge University Press, which I just received today, where that is going to be published by July of next year, about 5-6 months, not too bad. But the point is that in that book, the book I call it Decolonizing Human Rights. My claim is that human rights as a concept, as institutions, as a discourse have been colonized. And that their continued colonization is what diminishes their value in our human and political discourse and interaction. And that if we are not really careful, we will lose the opportunity completely. There is nothing inevitable about anything. So colonialism has been a major factor. I'm an African, and we have experienced also centuries of what some people would call Islamic colonization, as well as European colonization. So again, we should not turn a blind eye to our own challenges and focus on the challenges of others. But the point is that these people, I call all of us as self-determining human beings, we rise to the challenge and we'll demand our rights and we will achieve them. No thanks to anybody else, if that the case may be. In other words, that nobody is begging and waiting for gifts of freedom, of material development to be advanced to them or presented to them or in sort of a charitable way. But to understand that what we can emphasize is that global conditions and interdependence, global vulnerability of human societies is making that sort of exchange of benefit and loss to be very real among all the major powers as well as every other country or nation. So that is the context and the framework in which I would like to present our celebration of our colleague. Now, I'll move to the core of the question so that we can have more time to discuss it. The point that I experienced, I am from Sudan, as I said, and I
graduated from the University of Khartoum in 1970. Went to Britain for graduate school, master's and PhD, went back to Sudan to teach at the University of Khartoum itself too. But within 10 years, I had to leave Sudan for political reasons, which is also part of our conversation now. But the point is that when I came out of Sudan, or even when I was there teaching, I was very much what you might call a post-colonial subject. That our liberation, Sudan became independent nominally or politically in 1956. One of the first sub-Saharan African countries to become independent. But also that we also had our first coup 2 years later. So we were first to become independent and first to experience a coup d'etat. And then three types of events of that nature, as you, those of you may be familiar with Sudan modern history. So the point is that our independence came in the company of deeply rooted socioeconomic problems and political instability issues and lack of confidence in our ability to live our own lives freely. So in other words, I think that we have come out, and I say we figuratively, of course, because I was born during the colonial period, but I also lived most of my life in the post-colonial. But we tend to wait for sort of guidance somewhat, as if the colonial sort of hammered into our consciousness an awareness and a sensibility of dependency. And we keep, I mean, some of us from time to time will stand up and speak to the need to become more truly self-determining and independent. And I think I take it that it is a process of political transformation everywhere. After all, we know the recent history of Italy too, in relation to Italians, not only in relation only to others. But the point, not to dwell, as I said, because I'm sure that we're all familiar with this, but the point I'm making here is that it is not good enough to think that we are committing to certain values in global politics and so on. There is an issue that I want to put to you again with all due respect is the question of the geopolitics of, you might say, the geopolitics of Islamic law reform discourse. That is the idea that Muslims are engaged in self-transformation and change. That is obvious only to those who understand where Muslims are coming from and where they have been all this time and so on. That is another way to understand the limitations of our recent history, or you might say modern history, that we are avoiding the challenge to order of standing up and demanding transformation. But that is true also of other nations. It is not peculiar to Muslims or to African Muslims in particular. It's common. But the point is that those are the issues that for which the answer will not come from outside. That people have to struggle with the issues and transformation that they need to have within their own context, out of their own history and their own resources. Not just simply to expect things to happen. And here comes the question of where do we look and how can we understand ourselves in the light of our transformed situation and sensibilities that we can go forward. In this sense, I'm trying to grapple with the idea of the indigenous and the universal. That the idea that, I mean, to European post-enlightenment type of thinking, the at least those two concepts may be
familiar but also understood in a way that is not really consistent with their own values. I mean, the values of the concepts, not the values of the European societies which abuse those values. In other words, that colonialism came to Africa, came to most of Asia after the Enlightenment, not before the Enlightenment. And the slave trade, the transatlantic slave trade, came to Africa after independence and not before, I mean to European societies and communities. So in other words, that again, with all due modesty and respect, let us not forget our own contributions to whatever conditions we assume that others have to overcome. In relation to the human rights doctrine, universality of human rights is absolutely essential for its validity. That is, we cannot have relativist human rights. We must have universal values, universal attitudes and institutions that will promote human rights truly to its own nature, the nature of the concept itself. And on this, I think that I tend to challenge what I call liberal relativism. And the term has been recently also, somewhat jarring for liberals, because they assume, what do you mean liberal relativism? We are universalists. Kant said this and blah, blah, said that. With all due respect, the limits of humanity to European societies who were speaking and advancing notions of liberty and fundamental rights is Eurocentric. It's limited to Europe. It is not in the imaginary of political forces and material resources of those societies to extend the courtesy and the commitment to these values truly globally. So we say the Universal Declaration of Human Rights, while we know it to have been relativist and not universal. You cannot have a universal standard that is devised by 50 nations in the name of 200 nations now. And that, not only that, but to think where those non-European nations when the Universal Declaration was being drafted and declared and adopted in Paris. They were colonized by the same European powers who denied them the right to participate in the Universal Declaration drafting, and yet demanded of them to comply with that declaration after independence, once they had been approved by the former states that who are former the existing members of the UN, that they can be admitted into the family of nations. Again, not to take too long on the point, but I think I'm coming to the core issue that I'm raising. My point is that notions of secular state has been evolving in European society for centuries. And they have come to mature and to present benefits and fruits of political stability, of transformation and economic development in those societies as it is truly deserved. They did the work, they reflected, they challenged themselves, and they achieved. We too, in the rest of the world, must do the same. But here we have almost like a problem with language, which of course reflects epistemological and methodological issues as well. So the idea that suddenly I can start talking about secularism or Islam and secularism and so on, as if this is self-evident or that these terms have already made and clear understanding. And of course that is not true. In 2008, I published a book called Islam and the Secular State.
And that book was first published in Indonesia because Indonesian, because I happened to have been there and had the resources to have the translation started. But it came out in English within months from its coming out in Malay. And then the question became the struggle to overcome the title of the work. As soon as I used the term Islam and the secular state, actually that was already an effort to overcome that difficulty. Because I could have said Islam and secularism, or Islam and, or secularism in Islamic societies. Other types of formulation, wherever I go, the word secular and secularism is facing me immediately. And at the end of the day, I felt that why should I keep explaining what I'm trying to say? So that, in fact, of course, it's true when I talk about human rights, when I talk about whatever, secularization, development, and so on, always the question is, what do you mean by this? How is that in relation to European this and that? The point is that I need to invent language to be able to communicate meaning that is not already dependent on European institutions and European practice and experiences. And to understand that in the process of approximation, true meaning is lost. By that I mean that we tend to approximate, religion. So Islam is not Christianity by any means. But even much more profoundly, African traditional religions, indigenous religions in the Pacific region and all of that have really very little, if anything, to do with religion anywhere else. Even with Buddhism and even with Hinduism, these are very profound and powerful traditions, but really they should not have to be put in a format, in a discourse of the so-called Abrahamic religions to be comprehensible. So in other words, that we need to find ways in which people translate their own values and their own experiences in their own language and not have to account for that in relation to some other tradition. So at the end of the day, and I'm sorry that time is short, that we have to acknowledge the imperative of the secular state, I argue, because it is essential for the validity of our religious experience itself. In the first line or first sentence in the book I mentioned earlier, Islam and the Secular State, I start by saying, to be religious by conviction and choice, which is the only way, to, speaking of myself, for me to be sort of truly Muslim by conviction and faith, I need the state to be secular. By a secular state, I mean one that does not claim or pretend to enforce Sharia. So there's too much to say here, but the point is that I need whatever it is that I call secular or secularism for my own reasons, within my own context, through my own history. Because otherwise it will not be of the value that I seek. If our commitment to constitutionalism, to human rights, to fundamental rights and this and that is not homemade and premised on the foundations of our own history and culture, I cannot hope or expect it to be realized today through some other experiences. Maybe I should stop with this, and hopefully the discussion will help me clarify some of the points. Thank you very much. Oh, thank you very much, Professor. It was really nice and enlightening. Thanks also for keeping all the time and such a depth on the
and the interpretations and presentation. I think that if there is someone who would like to raise a question or to make a discussion, open some topic, we have 10 minutes. So we could really discuss about this topic or something about secular system and Islam or other things that Professor underlined. I think Andre had his hand up. Oh. In fact, it was a applause, Professor. Thank you. So yeah, you got the applause. So thank you. But if there is someone who want to make a question, otherwise I have a question, Professor. But let's wait if there is some colleague or someone who would like to raise. Okay. So before I will break the ice. So as we say in Italy. Professor, well, that's very interesting what you underlined, because this is exactly one of the really debate and the importance of the inclusion, no? The situation of inclusion. So what is your opinion in your new research about or about your theoretical framework about what we are going now, like in Africa, in Middle East, particularly these two important continent where Islam is dominant. So how you see the situation? Are we really, as also civil society and social movements, are we really going towards a building a secular system? Or in this situation, what is the situation of Islam and its relation with nationalists, for example? How you see this complex situation in general? I think that, in fact, there is a North African scholar, you may know his name, Malik bin Nabi. Malik bin Nabi, who lived from, I think he was originally from Algeria, but eventually he lived in Egypt and I think died in Egypt around the 70s. Malik bin Nabi used to say, colonialism is a consequence, not a cause. Colonialism is a consequence, not a cause. That it is a consequence of our own weakness, of our own lack of self-confidence, of our own lack of imagination. Despite the glorious history that we keep talking about, the question is, where is that history in our current life? If it's not with us now, then it is not relevant. It's not useful. So he used to say that we should understand that colonialism is not something that we can blame. It is something that we are responsible for. But for its coming and its domination, and particularly intellectual colonialism and cultural colonialism, the notion of the civilized mission of European societies and so on. Again, it's not an attempt to escape responsibility, but it's an attempt, in fact, to embrace responsibility in our own lives. Now, when you look around the Muslim world, all the way from Indonesia to West Africa to Central Asia, you will see sub-Saharan Africa, you will see that Muslims are not different. They are just simply struggling with the same type of issues. Our non-Muslim fellow citizens or neighbors or others are struggling with. That it is not something that it's not something that you wish, it is something that you do. These are values that you have to live by before they can have an impact on your society and your communities. There is another point that I also mentioned here, in the hope of helping us understand what's happening, that often people inside the process of transformation will not realize the magnitude of the transformation that they're going through. That when you think of it, the so-called Christian Reformation or the Catholic Protestant Reformation, people who were living in that experience did not realize what they were doing and what they were going to. So the transformation that came out over time, in centuries, and also in such subtle and deep-rooted ways that it could sustain the societies when it came about
but it was not really limited by those limitations. I think what we now see in the Muslim world, I am from Sudan, as I mentioned, and Sudan has really achieved tremendous success by overthrowing al-Bashir regime, by struggling now with establishing a balance between military and civilian rule, between national sovereignty and regional discontent and so-called liberation movements everywhere. So yes, by those types of measures, everybody was through that. Italy was through that. France, Britain, all of them. So the point is that it is not something that we can just simply wish or pray for. It is something that we have to live by. And living by will take time, and will take energy, and will take, especially in global condition where geopolitically, the so-called Muslim world is always a target and an easy target of neo-colonial ambitions. The invasion of Iraq by the United States. That is colonialism of the 19th century. But I lived in the United States for the last 25 years probably, but the point is that since the invasion of Iraq, I was there, I lived there with my family, we lived there. I have not heard or seen anywhere in American society, in American intelligentsia, a critique of the colonial ambitions of the United States and the horrendous atrocity of that invasion. More than 250,000 Iraqis. Where is the accountability for that? We talk about the ICC, the International Criminal Court, and we know who's the ICC is intended for. And we can see that, again, the political and economic dependency of post-colonial societies on their former colonial masters continues and defeats every effort, whether it's a human rights effort, international justice, transitional justice, so-called, and so on. So not to take too long, I think have a minute or two to listen to more questions. But the point is that what we see going throughout the region is in fact precisely what to be expected. That if Sudan suddenly came and jumped into a global glorious time of stability and development, and I will be very suspicious. And I will be confident that it will not last because it is not rooted in the values, in the institutions, in the struggle of Sudanese people through the ages. Therefore, try to understand what is happening as an essential part of the process. And when you do comparative study, do not compare current African societies, say Sudan, with some country like Italy or country like France, or any of the European Scandinavian countries, for example. Because the fair comparison is between Sudan now and any of those societies at the same stage of independence and development that they were at when the comparison is being made. So in other words, if you take the United States, it's not about how the United States is, of course, at this point, I shouldn't even mention the United States. I don't think it is that so spectacular. In fact, it is very sobering too. When you see that so-called global power of that magnitude and so on, unable to conduct even its routine national elections. So what happens in West Saharan African situations where a president will refuse to hand over power and try to attempt a coup to stay in power, something close to that happened in the United States and is happening in the United States. When you think of how attitudes to medical science and science itself, and you see, the point is that we should not
expect people to jump through thin air to achieve things, but we should not at the same time be content with people never trying to come out of that crisis and experience. Professor, thank you very much. That was really enlightening. We are really happy. It was very nice having you, and also this second answer was completing, let's say, the circle. And I think that I just give 1 second. If there is someone, most of the people who are listening are in YouTube and they are not connected to Zoom to can intervene. But if some between the people who are the colleagues and the friends who are on the Zoom and they could intervene, if you have some question, this is the last minute we have. Otherwise, you might write in chat or just open your microphone in case. Yeah, if I raise my hand, if yes. You don't mind. So yes, I see I was please. Wondering whether I can, I didn't. So thank you so much. Thank you so much for this wonderful presentation, Professor Naim. I'm Sara Lorenzini, and I've been teaching decolonization courses for a while. So thank you very much also because I remember organizing together with Massimo Campanini a conference on empires after the First World War, where we reflected so much about colonialism and its legacies, in fact, in the interwar years and afterwards. And this was indeed one of, the idea of decolonizing the minds was indeed something that he was really engaged with. And so thank you very much for raising this topic. I was wondering maybe, but to give just a very short answer because if you can, what responding kind of or asking this question after hearing you talking about, the priorities that emerged in the Universal Declaration of Human Rights right after the Second World War, and how much these priorities were really Western colonial priorities and not priorities of the decolonizing peoples. And I was wondering what would be the priorities of the decolonizing people if you kind of had one or two, because I've been working a lot on development and on the history of development and on the right to development. So this priority has actually popped up quite a lot in the 1950s, 1955 onwards, especially also in the thought of Islamic heads of states, say. And I was wondering, what is your take on that? Is there one priority? Would this development a priority of this of the third world voices or not? Thank you so much. Thank you. Actually, the fairest would be the absence of the voice itself. So in other words, that the fact that we were kept out because we were colonized itself is the most fundamental objection to the universality of the Universal Declaration. Second, I will look at the choices that were made and the priorities that were given. You are right, I mean, in that they were not really of a global nature. But the point is that how the terms defined what could be imagined. The term right in Universal Declaration of Human Rights. The term right is required by and interpreted through purely liberal values and liberal notions. If you go to other societies and listen truly to what they would express, what they believe to be their human rights, but without using the term, of course, because to them it was unknown. And it's ironic that in the discourse that followed, the fact that we don't have an equivalent to the term right was taken to mean that we are not quite ready for the universality of human rights.
Whereas duties, why not? I mean, remember the, I'm sure that you have come across this, the study or the workshop that UNESCO organized in 1948-49, in which they had distributed a questionnaire, Gandhi and other sort of intellectual and spiritual leaders to speak of that. And Gandhi spoke about the inadequacy of the notion of human rights, precisely because of the nature of rights in the liberal sense. And there are many others, but the point is that when we really open up our minds in the developed world to our fellow human beings, and of course that was precisely the point of universality. And then we listen to see, and ironically, of course, whatever priorities they may have had, I mean, developing societies, have been wrecked and abused and sabotaged completely by Western liberal values that was pursuing free markets economies, that pursuing exploitative policies, and the fact that we continue to struggle even to be heard. People like Yuvendra Baxi, I don't know if you're familiar with his name, he's an Indian scholar of development, and his discourse about the lack of even common ground for a conversation to be had. Thank you, I took slightly longer, but I'm sure that you understand what I'm saying. Sure, sure, thank you so much, thank you. Well, thank you very much, Sarah. Thank you, Professor Naim. It was very kind of you, and we are very happy that we have you here. So I thank you in the name of the University of Trento, and we might be in touch, hopefully, for the future, and maybe having you for summer school when the COVID goes. Mm. So then you're more than welcome to come to Italy, to Trento, to visit us. And okay, if you would like to continue, you're more than welcome. Otherwise, we continue with the Italian. So it's please. I hope I have planted enough subversive seeds for your conversation in Italian to help me being understood more than I would if I tried. No. It was very good, and it was in the team with Massimo that he was always doing the same, thing. So you really did it great. Thank you very much. Have a lovely Thanksgiving day and enjoy your day. And thanks. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. Bye. Allora, io torno in lingua italiana. Ringrazio ancora il professor Naim per questa eccellente keynote lecture. E adesso andremo un po' più veloci per recuperare un po' di tempo, però chiaramente siamo quasi, insomma, nella parte quasi finale. Adesso io presento, per un intervento, perché abbiamo pensato di invitare anche la comunità islamica dell'Università della città di Trento. Abbiamo prima chiesto all'imam, che gentilmente ha accettato, però poi ha suggerito, insomma, che la figlia dell'imam, che è più in, anche per questione professionale, più relazioni con intellettuali, con il professor Campanini, e quindi Nibras Brektes, spero di averlo detto bene, però poi mi correggerà lei, è stata molto gentile, perché innanzitutto arabista e islamologa, docente di lingua araba al corso di laurea in mediazione linguistica a Milano, della Società Umanitaria di Milano, e anche dottoranda in lingue, letteratura e cultura nell'Università di Chieti, quindi Pescara. Quindi, insomma, c'è un misto di interessi, sia chiaramente intellettuali, ha già, penso, fatto anche un lavoro che ci spiegherà insieme al professor Campanini, e anche ci spiegherà un po' della comunità islamica di Trento col rapporto che aveva con il professor Campanini, che so che Campanini Massimo ci teneva molto, e ringrazio molto la dottoressa Nibras per aver accettato questo invito. Passo la parola, prego.
Buonasera a tutti, grazie a lei, professor Pejman Abdulmohammadi, per l'invito e per aver diciamo tessuto nel giro di pochi giorni tutta una serie di relazioni per arrivare ad invitare anche un intellettuale dello spessore del professor An-Naim, che abbiamo con piacere appena ascoltato. Quindi grazie a lei, grazie al Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento e grazie alla professoressa Donatella Nebgem, la moglie del professor Massimo Campanini, anche lei docente, a suo figlio per la loro simpatia. Abbiamo avuto il piacere di conoscere e di incontrare di persona diverse volte la professoressa Donatella in occasione delle conferenze tenute dal professor Massimo Campanini e quindi cogliamo l'occasione per rinnovare le nostre condoglianze e l'affetto più sentito nei loro confronti. Il professor Campanini, come è già stato detto, si distingueva per la trasversalità delle sue conoscenze, che spaziavano dalla lingua e letteratura araba all'ermeneutica, alla filosofia islamica, all'islamologia e alla teologia islamica e alla storia dei paesi islamici. Quindi davvero un unicum nell'ambito accademico non solo italiano ma anche internazionale. Uno dei libri più interessanti che ho letto, anzi che ho studiato, perché chi si occupa di islamologia non può che sentirsi in dovere non solo di sfogliarli, ma di studiarli, è proprio Ideologia e politica nell'Islam nel 2007, in cui chiarisce in modo approfondito ma allo stesso tempo chiaro appunto il fatto che ad esempio la democrazia e la laicità, quindi con moderni concetti di democrazia e di laicità, non siano assolutamente in contrasto con i principi dell'Islam, perché Campanini ad esempio cita i versetti del Corano in cui si parla di Ashura, la consultazione. Campanini citava anche il fatto che già al tempo del profeta Muhammad a Medina sia stata messa in atto la separazione dei poteri, quindi potere legislativo, esecutivo e giudiziario, e anche il fatto che già alla morte del profeta Muhammad sia stato messo in atto il suffragio universale per la scelta dei cosiddetti califfi ben guidati. Quindi molti dei pregiudizi diffusi sulla religione islamica, sull'Islam in generale, sul mondo islamico, vengono a cadere leggendo i libri del professor Campanini. Ritengo opportuno leggere un brevissimo paragrafo con cui si apre il libro Arcipelago Islam, in cui si scrive in seconda di copertina: agli occhi dell'osservatore occidentale l'Islam assume il volto inquietante della conservazione, della chiusura e del tradizionalismo integralista. Di fatto però è tutt'altro, un arcipelago vitale composto da numerosi movimenti di rivendicazione e di liberazione sociale e politica, non solo nel mondo arabo, ma in tutto il variegato orizzonte etnico in cui è professato. Invece di emarginare i musulmani moderati a colpi di campagne mass mediatiche presuntuose e portatrici di reciproche radicalizzazioni, l'Occidente dovrebbe accettarne la volontà di rifondazione di una cultura autenticamente islamica e aiutarli a integrarsi nel contesto del mondo globalizzato senza pretendere che rinuncino alla propria identità. Direi che questo breve paragrafo riassume lo spirito con cui il professor Campanini si è impegnato non solo in ambito accademico, ma anche nel tessere relazioni e contatti con le associazioni islamiche italiane. Il professor Campanini, infatti, nel 2016 è stato invitato, su suggerimento delle stesse comunità islamiche italiane, per far parte del Consiglio sull'Islam italiano presso il Ministero degli Interni.
E quindi la sua morte, il suo venire a mancare è stata una grande perdita anche per questo consiglio che si appresta ad arrivare a stipulare un'intesa con lo Stato italiano per quanto riguarda i diritti appunto delle comunità islamiche. In questo stesso libro Arcipelago Islam c'è un appendice in cui è riportata la Carta dei Musulmani d'Europa, un documento molto importante redatto nel 2006 da parte della Federation of Islamic Organizations in Europe, la Federazione delle Organizzazioni Islamiche d'Europa, nei quali in circa 6 pagine vengono riassunti i principi dell'Islam. Principi dal punto di vista etico e morale assolutamente condivisibili con quella che è la religione più diffusa in Europa. L'Islam è da diversi decenni la seconda religione in Europa. Per cui anche la Federazione Islamica delle Organizzazioni Islamiche d'Europa, di questa organizzazione transnazionale europea, fa parte ad esempio l'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, di cui a sua volta fa parte la Comunità Islamica di Trento, che è stata fondata nel 1990 e che ha avuto il piacere di partecipare a diverse non solo di partecipare a diverse conferenze del professor Campanini, ma anche di organizzarne, appunto per valorizzare il taglio approfondito dello studio attento che Campanini aveva per quanto riguarda non solo l'Islam, ma anche la storia dei paesi arabo-islamici e la filosofia islamica. Infatti, uno degli obiettivi principali della costituzione della comunità islamica trentina di Trento è stato proprio quella di tessere relazioni, di approfondire la conoscenza reciproca, di instaurare rapporti di dialogo e occasioni di dialogo interreligioso al fine di abbattere i pregiudizi e collaborare con tutte le entità della società civile per quello che è l'interesse comune. E questo è avvenuto ad esempio in occasione dei mesi durissimi di pandemia tra marzo e maggio. Abbiamo visto molte comunità islamiche impegnate in raccolte fondi che sono state poi donate alle ASL delle province più duramente colpite. Sono stati raccolti pacchi spesa per le persone anziane, per le persone in difficoltà. Insomma, tutta una serie di azioni necessarie, qualsiasi sia l'appartenenza religiosa. Una delle caratteristiche del professor Campanini era anche la sua attenzione alle questioni di genere. E ultimamente nel 2019 è uscito un suo libro a cui ho avuto l'onore di dare il mio piccolo contributo, un capitolo, Donne e Islam, l'altra metà del cielo, in cui appunto Campanini è autore di un capitolo che si intitola L'uguaglianza di genere nel Corano, in cui in poche pagine riesce a chiarire quella che è la differenza tra quelli che sono i principi religiosi che si ritrovano nei testi, che di fatto non discriminano la donna, perché ci sono diversi leggiamo nel Corano diversi versetti in cui si esprime chiaramente la pari dignità tra la creatura umana maschile e quella femminile, e quelle che sono invece le tradizioni locali, purtroppo in alcuni casi dure da sradicare, che molto spesso sono il frutto dell'ignoranza della religione islamica da parte dei musulmani stessi, molto spesso. Quindi raccogliamo con cura la grandissima eredità di conoscenza e di studio che il professor Campanini ci ha donato, e non facciamo altro che farne tesoro, continuare a leggerlo e accogliere con piacere anche i suoi nuovi libri, che non sono ancora stati pubblicati ma che verranno pubblicati nei prossimi mesi e che saranno senza dubbio anche quelli
motivo di arricchimento e di studio. Grazie. Grazie mille, Nibras, perché it was very parlo adesso in inglese. È stato molto bello, insomma, avere anche questo momento di condivisione. Grazie per il tempo che sia lei, sia la comunità islamica ha dedicato a questo. E, anzi, anche spero che nel futuro potremo, insomma, le cose che si vanno in avanti con il prossimo anno, con il professor Campanini, insomma, avrà di nuovo, insomma, il vostro contributo. E, prima di ripassare la palla al professor Alessandro Palazzo, così va verso la parte conclusione, e che io approfitto anch'io di ringraziarlo per aver, insomma, gestito la coordinazione di questo evento, volevo anche esprimere un pensiero e anch'io, insomma, un saluto caro sia a Donatella che a Emanuele, la consorte, il figlio del professor Massimo Campanini, che oggi sono presenti, ci stanno seguendo, e questo è una, siamo molto onorati e molto con estremo piacere, insomma, avervi qui a fianco a questo momento di ricordo, insomma, di Massimo. Quindi ripasso la palla ad Alessandro, grazie. Grazie, grazie Tesman. Anch'io mi associo ovviamente al saluto a Donatella, a Massimo, e mi associo anche al ringraziamento a Nibras Breghesh. E a questo punto cedo la parola a un'altra allieva di Massimo Campanini, Francesca Forte, perché illumini un altro aspetto dell'attività intellettuale di Massimo Campanini. Prego. Grazie. Io sono molto emozionata oggi perché ero legatissima a Massimo e quindi l'idea, insomma, di ricordarlo oggi senza che lui, appunto, sia qui con noi mi emoziona. Quindi scuserete se il mio breve ricordo non sarà, diciamo, molto lucido, ma magari, insomma, un po' emotivo. E tanti hanno già ricordato la produzione sconfinata, direi, ed estremamente variegata che Massimo Campanini aveva in moltissimi campi di studio. Nella filosofia, nella storia del pensiero, nella storia vera e propria, studi coranici, eccetera. Quindi davvero un intellettuale estremamente, dal campo di studio estremamente ampio. Il suo approccio all'Islam come religione, cultura e mondo era unico ed era un approccio che era naturalmente interdisciplinare. Prima ancora che, appunto, l'interdisciplinarietà diventasse, insomma, una necessità, ma anche un must della ricerca accademica, lui l'ha sempre praticata. Quindi questa sua capacità di passare in maniera seria e con accortezza da un campo di studi all'altro e riuscire a fare ricerca e divulgazione in tutti i campi di studi, appunto, di cui abbiamo in parte parlato, no? Quindi la storia della filosofia, la storia del pensiero, gli studi coranici, eccetera. Era sicuramente un unicum nel panorama oggi dell'Accademia Italiana. Oggi però con voi, così, mi piacerebbe ricordare un pezzo forse un po' dimenticato della sua produzione, che però è anche il primo pezzo che ha caratterizzato Massimo e anche il, diciamo così, il campo di ricerca in cui io l'ho conosciuto per la prima volta nel 2001, che è il campo di studi filosofico, il suo background filosofico, che lui non ha mai abbandonato e secondo me è rimasto sempre uno storico della filosofia, assolutamente, nonostante, appunto, poi i suoi campi di studi siano stati diversificati, ma il suo background filosofico è rimasto... secondo me un punto centrale della sua produzione e della sua riflessione. E voglio soffermarmi su questo per due motivi. Intanto perché l'insegnamento della filosofia è stato per lui un mestiere molto prima che l'Accademia Italiana si accorgesse che gli mancava un pezzo importante, che era Massimo. Come sapete, la carriera di Massimo è stata molto tardiva. E quindi lui prima insegnava filosofia in una scuola superiore. Quindi la filosofia è stata il suo mestiere. E poi perché, appunto, viene, io l'ho conosciuto, l'ho incrociato, nel Dipartimento di Filosofia dell'Università di Milano,
da noi milanesi chiamata La Statale, che non è propriamente il suo nome, è l'Università degli Studi, ma a Milano si chiama La Statale. E proprio nel 2000, ricordo ancora il contesto in cui ci siamo incontrati, Campanini aveva promosso in collaborazione con le cattedre di storia della filosofia medievale, io allora appunto mi stavo laureando in storia della filosofia medievale, un seminario sulla rilettura della storia della filosofia arabo-islamica data da Mohamed al-Jabri, un grande studioso marocchino scomparso poco tempo fa e uno dei tanti studiosi che Massimo ha contribuito a far conoscere al pubblico italiano e non solo. Quindi è lì da, il luogo da cui arriva la mia conoscenza con Massimo, ma è quel dipartimento da cui arriva anche Massimo, appunto. È stato un pioniere nel campo degli studi della storia della filosofia medievale, nel senso che è stato lui per primo a restituire e a dare la possibilità al pubblico italiano di conoscere grandi pensatori che erano veramente come dire, un terreno di studio di nicchia, Ghazali, le sue traduzioni di Al-Ghazali, di Averroè, di Al-Farabi, sono state una pietra miliare per proprio la diffusione, anche la divulgazione al di là dell'ambito più specialistico, di testi proprio di questi grandissimi autori. Ma Massimo aveva un modo originale di pensare la storia della filosofia, è sempre stato un intellettuale originale. E tanto che anche nei suoi studi, nella sua introduzione alla storia della filosofia islamica, in effetti introduce degli autori che la manualistica orientalista di solito non considerava, cioè non conosceva o comunque non considerava tra i filosofi. Lo stesso Al-Ghazali, più teologo che filosofo, Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, Ibn Khaldun. Sono tutti autori che Massimo ha contribuito a far conoscere nell'ambito della storia della filosofia, della storia del pensiero, ma sono tutti autori che è difficile considerare strettamente filosofi, tanto più che in tanti altri manuali, diciamo appunto di orientalistica, non sono annoverati tra i grandi pensatori della cultura arabo-islamica e tantomeno della filosofia, ecco. Sempre di quegli anni, quindi degli anni in cui ha iniziato a tradurre, a divulgare i testi di questi autori, è lo studio che ha ricordato prima anche Tejman, Islam e politica, fine anni 90, e lo ricordo molto bene e credo che quello sia stato lo studio, il punto d'avvio, a cui però Massimo poi è sempre tornato negli anni successivi, della sua indagine intellettuale. È un punto di svolta, un punto di arrivo e di partenza di questo suo percorso intellettuale. Infatti l'indagine sulle categorie del politico nell'Islam, a mio avviso, rappresenta proprio il fil rouge di tutta la sua produzione, di tutto il suo percorso intellettuale. Leggendo il libro nella sua prima edizione della fine degli anni 90, leggendo gli ultimi libri o anche i dossier che lui ha curato per riviste importanti come Storia del pensiero politico, si ritrovano in forme diverse gli stessi interrogativi di fondo, le stesse, mi viene da dire, ossessioni teoriche, nel senso più alto del termine, no? È più bello. Quindi un intellettuale che per tutta la vita ha indagato ed è ritornato sugli stessi quesiti analizzandoli dai punti di vista più diversi. Ed è proprio questa indagine sulle categorie del politico. E io credo che in questo, anche nello studio della filosofia medievale, c'era tanto del Dipartimento di Filosofia di Milano. C'era l'insegnamento di Mario Dal Pra, che era uno dei mostri sacri di quel dipartimento, che diceva che fare storia della filosofia significa fare filosofia. E secondo Massimo, nel suo studio di Averroè, di Al-Farabi, c'era proprio questo approccio metodologico, cioè l'idea di fare storia del pensiero significava fare appunto fare filosofia, dare delle interpretazioni. E poi un altro grande elemento è l'apertura al pensiero islamico contemporaneo, che se già, come dire, il pensiero dell'Islam classico era poco noto, poco conosciuto, ma perlomeno si trovavano nei manuali degli accenni, il pensiero islamico contemporaneo è stata veramente un'apertura sul nuovo per il pubblico italiano. E quindi
attraverso sia la sua storia del pensiero politico islamico, sia pensiero islamico contemporaneo, ma anche la collana che stava curando, la collana della Yakabook nell'Islam, dove riproponeva una serie di testi di letteratura primaria o di traduzioni, andava proprio in questa direzione, nella divulgazione, nel far conoscere quello che era il grande sconosciuto per l'Accademia e per il pubblico italiano, non così per altri paesi europei, ovviamente. E i temi a cui rivolgeva l'attenzione erano quelli del pensiero politico, ancora una volta, del significato dell'utopia, dello sguardo retrospettivo, della concezione dello Stato, anche questo un altro punto nodale del suo pensiero, e dell'Islam come ideologia della prassi, come lui la definiva. E qui emerge, non si può non citare in un dipartimento di filosofia, prepotentemente un altro grande riferimento intellettuale di Massimo, a cui egli tornava spesso nelle sue opere, sia esplicitamente che implicitamente, e che rimane a mio avviso la cornice teorica un po' di fondo di tutte le sue ricerche, e che è Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, che è un intellettuale tra l'altro molto noto e molto amato in tutto il mondo arabo, non solo nel mondo arabo ovviamente, ma in tutto il mondo, e che rimane secondo me sullo sfondo delle ricerche di Massimo sul concetto del politico. Gramsciani sono i concetti di ideologia della prassi, della politica come chiave di accesso alla storia. Non solo una prospettiva politica ci può dare una lettura gramsciana della storia. E poi i suoi viaggi in Tunisia, in Egitto, il dialogo con intellettuali importanti come Hanafi, che lui ci ha permesso di conoscere, di apprezzare, il tentativo di far conoscere e appunto anche divulgare il pensiero di questi autori. Ha animato tantissime iniziative, Massimo, come ricordava Nibras, tantissime iniziative anche di dialogo interculturale, ed era un intellettuale impegnato, sempre di parte, mai neutrale nel senso veramente più alto del termine. Aveva spesso un taglio provocatorio, un taglio sferzante, scientificamente rigoroso, e in questo anche non ha mai tradito lo spirito gramsciano, io credo. Ma credo che la cosa più dolorosa di questa perdita per tutti noi che siamo stati suoi allievi, suoi amici, suoi colleghi in qualche modo, è la sua generosità. Lui amava il suo lavoro, era un intellettuale impegnato, ma era un maestro. Rispondeva sempre alle richieste dei suoi allievi, dava a tutti una risposta, ed era sempre pronto in qualche modo appunto a dare una mano, un aiuto, un parere. E credo che a questa perdita non mi abituerò mai, al riflesso incondizionato che quando mi viene un dubbio o una semplice curiosità mi viene da dire adesso scrivo a Massimo, che sicuramente una risposta me la dà su tante cose. E questa perdita per me è veramente un vuoto incolmabile. Grazie. Grazie Francesca per questo ricordo, perché emotivamente sentito, ma hai nello stesso tempo ricostruito molto efficacemente un aspetto centrale, che è poi quello iniziale dell'attività di Massimo. Cedo subito la parola ad un altro allievo di Massimo, Marco Di Donato, che come Francesca ha insegnato a Trento. Prego Marco. Grazie Alessandro. Grazie a tutti, desidero prima di tutto ringraziare ovviamente te, ma anche Pejman e il professor Nicoletti per l'invito, per voi che avete organizzato questa giornata, e vedo tanti colleghi ed amici, quindi è una bella occasione, e anche il ricordo che ha appena fatto Francesca certamente è stato particolarmente toccante, oltre che molto, molto preciso e puntuale. Io posso solo partire dicendo che a Massimo Campanini, che ho sempre chiamato il professor Campanini, non gli ho mai dato del tu in nessuna occasione, continuerò a non farlo. Io al professor Campanini devo tutto, come accademico, come per quello che abbiamo scritto insieme e per quello che scriveremo insieme, perché come diceva prima il Brass Birgresh, si continueranno a pubblicare dei testi, ci sono due, tre libri che attualmente usciranno a firma di Campanini nei prossimi mesi, e l'anno prossimo uno
sul canale La crisi di Suez del 1956, a firma appunto mia del professor Campanini, un altro su Islamic Political Thought, in cui appunto sono coinvolte anche alcune delle persone qui presenti oggi, e appunto Pejman ne è stato un ottimo autore, e uscirà poi questo libro della storia del jihad che stiamo sempre vedendo con Salerno Editrice come inquadrare, perché tutti abbiamo ricordato quanto proficua fosse la produzione del professor Campanini, e aveva già scritto questo libro che in realtà dovrebbe uscire fra 2 anni, e quindi si era portato piuttosto avanti con il tempo. Sono assolutamente d'accordo con quello che è stato detto finora, e vorrei però presentarvi appunto un libro, l'ultimo libro che Pejman citava prima, che è Il Maometto, che ho letto fondamentalmente tutto su sua richiesta negli ultimi mesi. Ora, secondo me Il Maometto è uno dei libri più riusciti del professor Campanini, perché tiene insieme tutti i livelli che sono stati citati finora. Se ne possono identificare 7, a mio parere, che fanno Il Maometto veramente una delle opere più importanti del professore. La prima, già soltanto leggendo il prologo dell'opera, si vede come ci siano 2 livelli. Campanini si rivolge sia a coloro i quali hanno dimestichezza col mondo arabo-islamico e con gli studi arabo-islamici, e quindi affronta tutta una serie di testi che sono considerati, diciamo, da specialisti per specialisti, ma poi chiaramente rende questi testi fruibili ad un pubblico più ampio, a quelle che abbiamo sempre definito insieme l'alta divulgazione, perché era una delle missioni della sua opera accademica. Una delle cose più importanti, uno dei lasciti più importanti del professor Campanini, credo sia aver utilizzato sempre delle fonti in arabo, sempre. E le fonti in arabo rappresentano la base per questi studi, e la base per chi vuole comprendere questo mondo da una prospettiva che non è soltanto quella occidentale, ma che sa invece utilizzare una serie di riferimenti. Prima si faceva riferimento al Farabi, Ibn Taymiyyah, al Ghazali, le opere sono state tradotte. Questo, l'eredità di Massimo Campanini da questo punto di vista è chiaramente metodologica nell'utilizzare ed avere accesso alle fonti in arabo. E del resto la guida nell'esperienza e nella vita professionale di Campanini è sempre stato il Corano, che conosceva in maniera assolutamente perfetta e che era il suo punto di riferimento. L'opera su Maometto, e qui siamo al secondo punto, non è appunto una mera cronologia. Ci sono già state altre opere che hanno descritto la vita del profeta da un punto di vista cronologico, ma era un'opera che fondamentalmente è un'opera, perché l'opera è assolutamente attuale, è un'opera che, non essendo mera cronologia, punta invece a scardinare, in linea con quello che diceva prima Nibras Brigesh, tutti quegli aspetti dell'islamofobia che vanno a nutrire questa immagine dell'Islam come qualcosa di cui aver paura, quindi vanno a alimentare l'islamofobia. E nel libro Maometto ci sono diversi passaggi molto molto interessanti che vanno a decostruire fondamentalmente questa narrativa. C'è poi un aspetto molto chiaro di confutare degli studi come quelli di Patricia Crohn, di Reynolds, di Luxemburg, che volevano ridurre il Corano fondamentalmente e la vita stessa del profeta a una imitazione di altre fonti, un'imitazione del passato, come a nulla di originale. Questo sempre per dare sponda a questa interpretazione molto anti-islamica del pensiero. Ebbene, Campanini, così come faceva a Trento utilizzando i testi che poi, quando ho avuto l'opportunità di insegnare a Trento, ho poi utilizzato anche io, confuta queste tesi e le smonta una per una. La cosa importante del Maometto è che, pur essendo un libro sul profeta Muhammad, è un libro anche sull'attualità contemporanea, e quindi in questo testo si fa riferimento anche all'assoluta inconsistenza del cosiddetto Stato islamico,
di Daesh, di come le pretese di Daesh di volersi fondamentalmente ritrovare in un passato, trovare la propria legittimità in un passato, l'età d'oro dei primi califfi e anche dello stesso Mohammed, siano del tutto inconsistenti. Il professor Campanile ha sempre detto: Daesh non fa parte dell'Islam, non rientra in questo tipo di messaggio, è un qualcosa di assolutamente al di fuori del significato stesso e dei contenuti stessi del Corano. Dispiace poi che non ci sia più il professor Abdallah Naim, perché uno degli altri punti nodali del momento riguarda la questione, per specialisti certamente, del tardo antico, quindi su come collocare la vita di Mohammed e la rivelazione del Corano, prendendo assolutamente come paradigma di questo periodo il rapporto fra Corano e Sunna. Il rapporto fra Corano e Sunna è un rapporto complesso, è un rapporto ricco di insidie, su cui appunto abbiamo sempre lavorato insieme e che era particolarmente affascinante, soprattutto quando, per esempio, riguardava il testo che Campanini proponeva sempre a Trento, che era Le donne del profeta di Fatima Mernissi, dove appunto questa analisi e ricatalogazione degli ahadith è sempre stata fondamentale. E qui giungo al penultimo dei punti che volevo citare, che riguarda la presenza delle donne all'interno del libro su Muhammad e sul profeta. Certamente Khadija, certamente Fatima, certamente Aisha, ma anche Hind, che è la prima martire dell'Islam, e anche personaggi minori ma fondamentali come Sumaya bint Khattab. Sono tutte figure tendenzialmente neglette all'interno della bibliografia contemporanea, che invece sono fondamentali. La vicinanza delle donne al profeta stesso pongono una serie di interrogativi cruciali e fondamentali per comprendere quale sia lo status della donna all'interno dell'Islam, come poi ed è la base di alcune intellettuali contemporanei come Amina Wudud e anche Fatima Mernissi. Spiace che non ci sia stasera Margherita Picchi, che altrimenti ci avrebbe potuto dire molto di più sull'argomento. E l'ultimo punto, che credo sia un punto fondamentale: il libro su Maometto è in fondo, ma nemmeno troppo sorprendentemente, un libro sul pensiero politico islamico. Ibn Khaldun, Said Qutb, Abdel Gadir Hamid, Al-Farabi, Averroè, Al-Ghazali, che è sempre stato presente in ognuna delle opere di Campanini, anche soltanto come sfondo, Mahmud El-Arabi, Al-Jabiri, tutti autori contemporanei e classici che avevano dato il loro proprio punto di vista sulla vita di Mohammed, che del resto rimane un personaggio cruciale e fondamentale nella storia dell'Islam e non potrebbe essere altrimenti. E quindi un libro che ha tante diverse possibili letture, come tante poi e possibili diverse letture erano nella stessa caratteristica di Massimo, che era uno storico, un filosofo, ed era più cose allo stesso tempo. Vorrei chiudere, forse sono stato anche sotto il tempo previsto, ma credo di aver detto tutto quello che mi ero prefissato, però vorrei chiudere perché Pejman prima citava Bausani e lo citava in maniera del tutto corretta. Ricordo che a lezione a Trento si discuteva di sufismo e con gli studenti si discuteva in merito alla creazione del mondo da parte di Dio. E allora gli studenti chiedevano, insomma, si ragionava di sufismo, di possibilità di contraddizioni nella linea, appunto nel sufismo, nei pensatori sufi, e mi venne posta una domanda alla quale non ebbi modo di rispondere, perché non sapevo rispondere, data la mia inesperienza. E come racconta Francesca, quello che si faceva e abbiamo sempre fatto è stato chiamare il professore e chiedere una mano. E lui citò proprio Bausani per rispondere alla creazione del mondo rispetto al sufismo, per spiegare la vita del tesoro nascosto. Dio, secondo la visione di Bausani, secondo la spiegazione di Bausani all'interno del sufismo, Dio crea per amore. Dio crea, secondo la dita del tesoro nascosto, per essere amato. E però questo crea un problema di non poco conto all'interno del sufismo, perché se Dio crea per essere amato, vuol dire che Dio è imperfetto, e questo non può essere.
E questo, evidentemente, secondo Bausani, poneva il sufismo al di fuori dell'ortodossia islamica, ovviamente non del tutto al di fuori, ma secondo questa spiegazione, questa riflessione della ditta Il Tesoro Nascosto, e questo era uno dei tanti punti insoluti su cui ci piaceva sempre ragionare insieme. Grazie mille di nuovo per l'opportunità e parola a te, Alessandro. Grazie Marco Di Donato. E adesso vorrei cedere la parola ai colleghi trentini per delle brevi battute conclusive, quindi cedo subito la parola ad Irene Zavattero. Prego Irene. Grazie Alessandro, grazie soprattutto a Nibras, a Francesca e a Marco per il bel ricordo in quanto allievi del professor Campanini. E, due brevi cose mi stanno a cuore e vorrei ricordare con voi. Il primo aspetto è il ruolo di insegnante di Massimo. Qui abbiamo appunto dei giovani colleghi che si sono formati con lui attraverso non solo gli studi universitari, ma poi il dottorato, le ricerche, quindi hanno sottolineato quell'aiuto che sempre Massimo dava, che non negava nessuno. Però raccogliendo qualche testimonianza nel nostro corso di laurea, senz'altro quello che si sente dire dagli studenti che hanno frequentato i corsi di Massimo, come è stato ricordato appunto a filosofia, teneva il corso di pensiero islamico, è senz'altro la passione che ci metteva nelle sue lezioni e la passione con cui cercava di spiegare, non solo di togliere, diciamo, di mezzo alcuni equivoci, alcune storture con cui spesso si affronta, si guarda al mondo islamico, ma anche di insegnare il rigore nello studio, oltre che appunto la passione. Quindi si raccolgono testimonianze di stima, di ammirazione nei suoi confronti, direi quasi di timore reverenziale, no? nei confronti di Massimo. Quindi non solo nelle sue conferenze a cui abbiamo spesso assistito, ma anche quando era con i suoi allievi a lezione, Massimo dava tutto quello che aveva e quello in cui credeva. Questa era la potenza del suo messaggio didattico. L'altro aspetto che vorrei sottolineare è che nella poliedricità dei suoi studi, che è stata già così bene illustrata, c'era un altro aspetto a cui Massimo teneva particolarmente, che si è manifestato nel 2019, cioè l'interesse per Dante e l'Islam. Mettendosi avanti coi tempi, come sempre faceva, aveva previsto, diciamo, un suo contributo per l'anno dantesco che sta per aprirsi. E in particolare due suoi libri, I giorni di Dio e Dante e l'Islam, trattano del rapporto tra Dante appunto e il mondo islamico. E questo è soltanto uno dei contributi che Massimo dà per sottolineare come tutto l'Occidente in fondo fosse impregnato di pensiero islamico, no? Egli parlava spesso di oblio dell'Islam in Occidente. E invece il proposito di Massimo era quello di mostrare i legami che c'erano, ma che l'Occidente li ha sistematicamente negati e respinti. E allora in questi due libri Massimo mostra come Dante ci siano echi farabiani, quindi di Al-Farabi, nel convivio, nella monarchia di Dante, e poi chiaramente oltre al Farabi, Avicenna e Averroè, quindi l'averroismo di Dante, ritirando fuori diciamo così una questione annosa, cioè del rapporto di Dante con l'averroismo, e però mostrando, questo era il suo, mi pare, il suo desiderio profondo, di oltre a spiegarci i testi di Averroè, di Al-Farabi, di Al-Ghazali nella loro lettura originale, e poi anche nelle loro traduzioni latine, era poi l'uso che questi testi di cui questi testi era stata fatta nell'Occidente latino, e il fatto che spesso l'Occidente latino era quasi ingrato, diciamo così, nei confronti di queste fonti. Quindi ecco, Dante ha subito invece direttamente o indirettamente le suggestioni della filosofia arabo-islamica, o almeno greco-araba,
e quindi le sue problematiche hanno un marchio rapportabile all'orizzonte greco-arabo. Queste erano alcune delle sue ultime fatiche, le sue ultime riflessioni, che in parte, come diceva Francesca, lo ancoravano a quel mondo milanese da cui, in cui si era formato. Perché nelle chiacchierate con lui spesso mi diceva: sai, ho tutto un progetto di studiare l'averroismo fino a Bruno e a Pomponazzi, cioè quegli autori con cui Massimo aveva cominciato. E quindi il rammarico e il dispiacere più grande, oltre alla perdita di un collega, di un insegnante, di uno specialista, sono anche tutti i lavori che ancora aveva in mente di scrivere, che non potremo, ma che insomma, grazie ai suoi allievi, a chi potrà come dire, pubblicare ciò che è rimasto nel cassetto, e poi rileggendo, come diceva Nibras, i suoi lavori, potremmo insomma sempre ritrovare Massimo fra le sue pagine. Grazie. Grazie Irene, e cedo la parola a Michele Nicoletti. Grazie Alessandro, ma solo qualche breve parola conclusiva di ringraziamento. Pejman ha ricordato che oggi negli Stati Uniti è Thanksgiving Day e penso che sia in qualche modo la nostra forma di ringraziamento a Massimo per quello che ha dato alla nostra comunità e a una comunità ben ampia, alla sua famiglia che è qui con noi, ai suoi allievi, studenti e anche agli illustri ospiti che sono stati assieme a noi. Annaim è uno studioso di Islam che è citato nell'ultimo saggio di John Rawls sull'idea di una ragione pubblica rivisitata, come esempio della possibilità di coniugare Islam e il rispetto dei diritti umani, costituzionalismo liberale e così via. E il suo pensiero, come il pensiero di molti altri, ha spinto John Rawls, uno dei più grandi filosofi politici del Novecento, a riconsiderare quel paradigma che era forse dominante, per cui il liberalismo, la democrazia e il costituzionalismo potessero nutrirsi solo di dottrine secolari o secolariste, e invece questo sforzo di ripensare la sfera pubblica come una sfera capace di includere anche esperienze, tradizioni, linguaggi religiosi e morali di tipo diverso, purché naturalmente queste tradizioni a loro volta accettassero, come dire, la convivenza plurale e pacifica all'interno della società. E questo sforzo di Annaim, così valorizzato da Rawls, è legato alla capacità di distinguere all'interno dell'Islam fasi diverse, modalità diverse di leggere il testo, tradizioni diverse e così via. E con Massimo Campanini abbiamo discusso molte volte di questo, delle tesi di Annaim, come di questo tema. E io penso che lui sia stato per noi un grandissimo maestro di questo sforzo di distinzione, di ricondurre attraverso questo metodo che i suoi allievi ci hanno qui ricordato, così fortemente ancorato sui testi, di ricondurre le parole, i concetti chiave al loro elemento testuale. La prima volta che Massimo è stato a Trento è stato nel 2003 in una bella tavola rotonda organizzata dalla Scuola di Studi Internazionali con Tergetti, Paolo De Benedetti e Melloni a fare una cosa sulle religioni e la guerra, e io ricordo la lezione che lì ci ha dato sul jihad, sul concetto, restituendo questo termine così strumentalizzato dalla discussione politica alla sua dimensione più profonda, spirituale. E questo è una lezione appunto per noi tutti, che tendiamo da una parte o dall'altra a considerare
i diversi mondi come dei mondi monolitici chiusi attorno a delle identità rigide, ed invece proprio lo sforzo della distinzione, della storicizzazione è l'elemento fondamentale per creare queste prospettive di dialogo. E mi ha fatto molto piacere sentire da Nibras Begesh questa citazione del testo di Massimo su, proprio su questo sforzo di non ridurre l'Islam sotto un'etichetta di comodo appiccicata lì dall'esterno, ma invece a valorizzarne le radici più profonde e quindi anche quelle tensioni più aperte al dialogo, alla trasformazione, al rispetto reciproco. E anche questi temi toccati da Francesca Forte, da Marco Di Donato in modo così profondo e toccante, penso che siano i tratti fondamentali. Forse se noi abbiamo potuto dialogare così fortemente con Massimo è stato proprio per questa sua radice di filosofo, diciamo, era un islamista, non appunto solamente uno storico, solamente un conoscitore del pensiero religioso, del pensiero politico, ma profondamente un filosofo e uno studioso di filosofia. E questo mi pare importante sottolinearlo. Un uomo generosissimo con noi che non si è mai risparmiato a nessuna ora del giorno e della notte, è stato un modello anche perché anche nel momento in cui ha avuto qualche problema di salute non è mai venuto meno a questo suo impegno sia scientifico sia di lavoro con colleghi e con i giovani. Un ponte tra discipline diverse e tra generazioni diverse. A me piace ricordare in conclusione questo, che se era una persona curiosissima, per cui non era il classico esperto che veniva a farti la sua lezione o il suo intervento a seconda dei suoi studi, ma voleva capire il problema che tu gli ponevi esattamente per cercare di rispondere, e generoso perché gli piaceva farti conoscere persone, maestri, non solo Annaim, ma è stato citato Hassan Hanafi, che ha invitato a Trento, o Ahmed Mussalli o diversi altri, e così come dare spazio a giovani, e questa sua generosità noi oggi ne vediamo il frutto, ne godiamo il frutto, perché abbiamo sentito anche oggi studiosi e studiose che hanno fatto loro la sua lezione e che penso che potranno continuarla anche con grande originalità nel lavoro comune. E mi pare che oggi abbiamo non solo fatto, come dire, memoria della sua lezione, ma anche tratto un continuo nutrimento, e noi pensiamo che possa essere vivo per questo la sua lezione tra noi, e come ha detto Alessandro e Pejiman, c'è un impegno tra un anno, diciamo, a proseguire questo dialogo con studiosi nei diversi settori che Massimo Campanini ha frequentato e a cui ha dato contributi così importanti. Bene, Michele, grazie a Michele. E a questo punto io ringrazio tutti, non ripeto tutti i nomi perché sarebbe difficile. E che dire, appunto, per chi lo ha conosciuto, Massimo Campanini a queste persone rimarrà sempre nel cuore, però oggi abbiamo, credo, mostrato a chi ci ha seguito che il suo lascito intellettuale è lì e rimarrà per tutti quanti, e questo era il nostro obiettivo oggi. Vi ringrazio e vi do appuntamento tra un anno per il convegno che abbiamo in animo di organizzare. Grazie. Grazie a tutti. Ciao, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.